E bentornati. Oggi ho questo peperone e un po' d'aglio. Non so ancora come diventerà, se contorno o sugo, però la base è praticamente la stessa, quindi inizierò a fare un procedimento così, ovvero taglierò il peperone, lo metterò poi in padella con un po' d'olio e l'aglio che ho già sbucciato e lo bucherò tra poco con la forchettina, come va fatto sempre con l'aglio, affinché rilasci il suo sapore e si possa cavare abbastanza facilmente. Farlo ripieno è molto più semplice, lo tagliate come vi pare e poi togliete all'interno tutta questa parte che è qua, che è ricca di semi, per poterla poi buttare. E niente, mo vedrò di farla, penso farò dei, non dadini, ma diciamo farò delle piccole. Lo taglierò insomma a pezzettini, tutto tagliando, ma ci tengo a dire una cosa, perché magari c'è chi nella preparazione vi dice che va sbollentito un attimo il peperone e poi va spellato. Ognuno diciamo ha la sua ricetta, questa veramente la mia è una ricetta che faccio semplice semplice, la base, ripeto, il peperone che sto tagliando appunto a pezzettini. Faccio vari per fare prima, l'ho tagliato prima a listelle così e poi ta 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 ta, ta a pezzettini. Tutto finito adesso di tagliare i peperoni, più o meno tutti a pezzetti uguali, e ho messo a riscaldare uno spicchietto d'aglio che ho bucherellato con la forchetta con un filo d'olio d'oliva. E adesso andrò ad aggiungere così i peperoni, ecco qua. Poi ci aggiungerò anche un goccino d'acqua, che non ci sta male, e andrò a coprire. Lo cuocio a fuoco lento. Cottura molto lenta perché tanto sono peperoni, ci vuole comunque tanto, e poi perché così ho deciso così. Si intravede, ho versato un pochino d'acqua, cerco di zoomare, ma niente, e vabbè. Quindi per insomma per una cosa in più, ho versato un pochino d'acqua e adesso prenderò un coperchio e l'andrò a coprire, in modo che possa con il vapore cuocere leggermente prima, anche se ci vuole del tempo. Ecco qua. Sì. Ho aggiunto sale e pepe e niente, ho fatto un po' di sughetto, come vedete. Ho deciso fino alla fine come trasformare questi peperoni e alla fine mi sono deciso di farne un bel contorno per questi filetti di salmone. E userò anche questo pomodoro che spappolerò nel mixer e aggiungerò ai peperoni, e ovviamente sempre un po' di concentrato di pomodoro. Questi filetti sono surgelati e devono cuocere 10 minuti nell'acqua bollente. Poi si condiscono con un filo d'olio e ovviamente come contorno quei meravigliosi peperoni. Ci vediamo nella prossima clip. Ieri ho appena cosato, tolto, diciamo, tagliato il pomodoro e l'ho messo nel robottino, e adesso premendo sopra. Verso questa purea di pomodoro direttamente sui peperoni, in modo da dare un po' più di colore a questo contorno meraviglioso. Ecco qua. E aggiungo un altro pizzico di sale. Ci vediamo nella prossima clip. Sta ancora, come vedete, preparandosi. Ho aggiunto un po' di concentrato di pomodoro. Appena bollerà qui, aggiungerò i miei due filetti di salmone ancora congelati e dovranno cuocere per circa 10 minuti. E dopo andremo a fine, come si chiama, preparazione, a impiattare il tutto. I peperoni che, come vedete, si sono ben asciugati, e adesso che l'acqua bolle metterò i due salmoni che cuoceranno per circa 10 minuti. Ecco. Primo, ovviamente ho messo anche un pochino di sale, e il secondo, ecco qua.
Come potete vedere, ho appena finito di impiattare, molto semplice e veloce, e qua mi sono riservato un po' di sughetto qua che andrò a assaggiare. Mamma mia, quanto è buono! Beh, io vado a papparmi questo salmone, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!